Siamo al Music Day, edizione 30 di questa lunga storia cominciata già diversi anni fa. Sono qui sul palco degli ospiti, degli amici, di vecchia data anche per me, ormai giunto a qualche presentazione. Io sì, avevo una chioma fluente. Abbiamo il maestro Enzo Castellari. Abbiamo Andrea Castellari, ovviamente, immancabile. Girolami, pardon. E abbiamo soprattutto il protagonista di oggi, Massimo Vanni. Allora, noi siamo qui per presentare un libro che racconta di una lunghissima avventura iniziata con Enzo Castellari, con Ettore, la vita, con Ettore Lo Fusto, primo film di Massimo, ma in realtà io so che tu hai partecipato quest'anno a un altro film, molto importante pure quello, o sbaglio? Ci sono due amici che sono venuti a trovarti, davvero. Guarda un po' chi ci sta. E io so che stanno qui, però stanno qui dietro le quinte, che dovrebbero entrare. Giraldi e Bombolo, o forse se non l'avete riconosciuti, sono due degli attori di Delitto a Porta Portese, un film di Mirko Aliverini. Un applauso al regista. Giusto una battuta, Mirko, ma questi due amici con Massimo. Intanto grazie a Massimo e Andrea per essere qui oggi, poi c'è il maestro, quindi sono felicissimo. E volevo dire una cosa importante, che Massimo è stato intanto un grande amico in questo progetto, ma soprattutto mi ha dato una grande mano per le scene di lotta, ed erano quelle più difficili da poter realizzare. Per tutti i fan di Thomas, di Bombolo, del cinema di Corbucci, insomma il poliziesco anni 80, noi abbiamo creato questo omaggio che potrete vedere a Natale, e con tutta l'umiltà del mondo abbiamo riportato questi due personaggi al pubblico, visto che mancavano da troppo tempo, e questo è stato veramente un grande omaggio fatto con il cuore da noi e soprattutto da Massimo Vanni. Buon proseguimento, dopo vedrete due spezzoni. Grazie Mirko, io mi sposto, ne approfitto di questo momento per ricompormi da questa parte dove c'era in origine un microfono, e per cominciare soprattutto a parlare di questa esperienza anche letteraria, diciamo così, con l'autore e con il protagonista.
Allora, diciamo subito una cosa. Allora, il libro lo vediamo qui davanti, rilegato, completo di tutto. Io l'ho letto in anteprima, alcuni giorni fa, ho avuto questo privilegio. E è stata veramente un'esperienza anche per me importante, perché segue cronologicamente l'evoluzione del cinema italiano, dalla fine degli anni 60 a oggi, a House of Gucci, perché si parla anche di un progetto ormai uscito da pochissimo. Ed è una letteralmente una miniera di aneddoti, cioè potremmo stare qui tutta la giornata. Io non voglio tenere il pubblico qui a oltranza e vorrei infatti deve comprare il libro ovviamente, edito da Blockbuster Milano, ma soprattutto voglio lasciare la parola a voi e in primis io voglio raccontare qualcosa che magari non tutti sanno, ma tra di voi c'è un legame di parentela o sbaglio? Sì, c'è un legame di parentela, perché le nostre nonne, mia nonna materna e la nonna di Enzo erano sorelle, per cui noi siamo cugini di secondo grado, siamo cugini comunque. E devo dire, adesso no perché Enzo è qui, ma lo dico spesso, io ho cominciato la mia piccola carriera che fortunatamente ancora segue per questo signore qua, per Enzo, perché se non ci fosse stato Enzo, io in questo momento non sarei qua come protagonista del libro, e quindi perché la mia carriera è cominciata con Enzo, poi ha poi divaricata perché ho lavorato con altri registi, però fatalità, tutto si è legato, anche i film con Thomas, e poi ve lo racconto, è sempre grazie ad Enzo, per cui devo tutto al mio maestro. Poi dopo vabbè. E quindi beh, questo progetto, il progetto del libro, devo dire che è tutto di Andrea, perché l'idea e la fatica di scrivere, di mettere tutto insieme è solo di Andrea. Andrea venne un paio d'anni fa, prima del Covid, anzi poco prima, perché poi dopo tutto il lavoro l'abbiamo fatto quasi durante, cioè con le mascherine, lui veniva a casa mia, posso, oggi sì, oggi non si può, ci circola, e quindi è durato quasi 2 anni. E Andrea veniva a casa, noi scriveva, lui faceva le domande, dico guarda Andrea fai tutto te perché io non sono molto pratico, e devo dire che Andrea ha fatto un ottimo lavoro, poi supportato, fatalità, abbiamo avuto la fortuna di descrivere anche fotograficamente alcuni aneddoti, perché io sono un po' fanatico delle foto, per cui quando appena ho cominciato la mia piccola carriera andavo poi in produzione cercando di rimediare qualche foto del set. E praticamente ho 50 anni di foto, forse saranno 70-80 kg di foto, e quindi grazie a Andrea è nato questo progetto ed è nato questo libro. Andrea, ecco, tu hai avuto l'onore e l'onere di raccogliere questa memoria, una memoria storica incredibile che in qualche modo poi tocca anche te, perché sei sempre stato vicino ovviamente a tuo padre, alla tua famiglia, la famiglia Girolami a 360 gradi impegnata nel cinema. Ecco, qual è stata la tua sensazione nel trascrivere poi tutta questa storia? Perché se vogliamo noi la leggiamo come storia di un libro intervista, ma non è un libro intervista come altri, perché va a fondo su tanti dettagli, su tante piccole cose e soprattutto poi anche su una parte culinaria molto interessante. Io sono praticamente nato con questi signori e raccontavano colazione cinema, a pranzo cinema e a cena cinema. A merendina ogni tanto qualche altra cosa, ma cinema sempre. E dice, io stavo lì che ascoltavo con grande passione, immagino, bambino, poi ho vissuto questo periodo visitando, che per me era come per papà visitando nonno, i set, una vacanza. Per me era una straordinaria vacanza andare a vedere i suoi set, divertirmi, e specialmente quando mi vedeva quelli degli effetti speciali, oddio, il fiore castellare, via via, perché andavo lì subito a fregargli le pistole.
o i mitra, e insieme rubavo ovviamente i proiettili in scatole piene, ma prendevo oddio e facevo queste scherzette con la pistola, ma non è altro, è bello il pupo, è carino. Andavo, giocavo dalla mattina fino alla sera, per me era il Luna Park, sono cresciuto, sono stato fortunatissimo. Poi negli anni, con i festival, i racconti, ci sono stati tantissimi racconti mai raccontati al pubblico, racconti privati. E un giorno con Massimo ci siamo sentiti telefonicamente, ho fatto, senti, io ho una piccola idea, vorrei fare questo progetto universitario, inizio con un'idea universitaria. Poi ho detto, inizia, guarda, ti vengo, prendiamo il caffè e un bel dolce di casa, fatto in casa. Fatta da Anna. Eccola lì, e è iniziato così l'avventura, raccontando, mi racconti un attimino, perché tu hai mai raccontato di Thomas o di Bombolo, tutte le tue avventure, iniziamo un po' nel privato, cioè andiamo oltre, ma andare oltre non era un'intervista mia classico o giornalista che sono domande secche mirate, a me andava oltre, c'era l'affetto, c'era l'esperienza di stare lì, di essere un fan allo stesso tempo del cinema. Così le mie domande erano a tre settori unite. Non è il classico, diciamo, critico che fa quelle classiche domande mirate. No, per me era tutto un giro molto personale. E da lì è spuntato, ho chiamato i ragazzi di Milano, Black Bass, e ho detto, guarda, io ho questa idea, mi piace? Ma magari, e da lì è iniziata questa avventura, e poi ho chiamato Antonio Tentori, che sta qui, ecco, il grande amico mio che mi ha dato l'introduzione, che conosce profondamente la mia famiglia, e ti ringrazio tanto, con affetto. E così, ecco, è nata la nostra storia. Ogni tanto andavamo, uscivamo, entravamo, uscivamo, ma ecco, il percorso è straordinario, lo dico io perché l'ho riletto e rileggevo, ridevo, cioè immagino, ridevo. È stata anche dura, eh? Sì. Va bene. Allora, intanto vorrei ringraziare Antonio Tentori anche per la prefazione. Antonio lo conoscono tutti da anni e anni come uno dei grandi esperti di questo cinema di genere che tanto ci appassiona. Cioè, tutti hanno un'età. E tra l'altro Antonio ha scritto di recente questo libro che si chiama La notte degli assassini, che raccoglie un po' il meglio del cinema giallo e thriller, con tutta una serie di schede di quelli che sono i cult, se vogliamo, di questo filone. Un filone che però il nostro maestro Castellari non ha tanto frequentato, se vogliamo, perché magari era più interessato al poliziesco, era più interessato anche ai film d'avventura, ai film di guerra, la sua grande passione, e poi soprattutto era interessato a fare un film che si chiamava Ettore Lo Fusto. Un film per cui serviva una faccia nuova, una faccia anche diversa dal solito. E il produttore Edmondo Amati magari aveva interesse nel vedere una persona differente rispetto al solito, oltre che atleticamente impeccabile. Giusto, maestro? Basta, grazie. Devo dire dove è nato Vanni veramente. Su Ettore Lo Fusto c'era, perché serviva la fisicità di questi belli, tutti belli palestrati. Però quando ho fatto La polizia incrimina, la legge assolve, lui era, all'inizio c'era una particina così, come al solito, proprio per la parentela e l'amicizia che ci lega. Però a un certo punto Amati, vedendo gli stunt, quelli strafamosi di allora, che erano già attempati un po' così, e io continuavo a usare loro, allora Amati mi chiama dopo una proiezione e dice, ciao, basta con questi stanti, questi cavallari vecchi, metti roba giovane. E allora ho chiamato Massimo a casa, dico, guarda, ci sarebbe la possibilità di fare una particina qui a Genova. Chi è? Avanti, stava già lì, io stavo a Genova, lui stava. E da lì ha fatto il ruolo del cattivaccio, tant'è vero che lui uccide mia figlia in macchina, mascalzone, la cugina. Però ecco, una volta tanto ha ucciso lui qualcuno, perché di solito è lui che muore, è vero maestro? Quante volte nei suoi film
muore Massimo Vanni? Soprattutto anche cruento. È stato il primo che ha firmato una mia chicca che io ripeto spessissimo nei film, e che gli sparano alle palle. Allora lui è stato il primo che è morto sparato nei... Però diciamo una cosa che... Ok, grazie. Okay. Diciamo... Posso? Funziona? Questo? Funziona questo? Ok, grazie. Ah, finalmente. Che meraviglia. Però diciamo una cosa che... Prima di diventare uno dei protagonisti alternativi del poliziesco, tu sei cresciuto col mito di Giuliano Gemma e sei cresciuto anche atleticamente parlando, con un'esperienza tra l'altro e trascorsi simili. Anche questo percorso ti ha aiutato molto, poi nel poter fare lo stunt, il maestro d'armi, non solo la comparsa ma proprio l'attore di un certo livello. Sì, beh, io... La mia musa ispiratrice è stata sempre, da sempre, Giuliano Gemma. Io mi ricordo, dunque, tra me e Giuliano c'erano 10 anni circa di differenza, quindi quando Giuliano cominciava a fare il protagonista aveva 24-25 anni, io me lo ricordo, su Arrivano i Titani. Tu non sai quante volte io sono andato a vedere Arrivano i Titani per poi poter rifare, guardare tutte le acrobazie che faceva Giuliano e poi scimmiottarle in palestra, perché volevo pure io diventare come Giuliano, cosa che non ci sono mai arrivato, anche perché Giuliano era 1,85, io sono 1,93, quindi già... No, vabbè. Comunque io mi ricordo, papà era ferroviere e mi segnò alla palestra dei ferrovieri, che stava in via Bari, e sopra questa palestra c'era anche il cinema Italia, e quindi io andavo prima al cinema a vedere i film di Giuliano, poi scendevo in palestra e cercavo di rifare quello che faceva lui, e insomma, a forza di provare, qualche cosina, insomma, sono riuscito a fare. Però tra l'altro non conoscevo poi Giuliano fisicamente, e io ho cominciato a girare tutte le palestre di Roma per sapere dove Giuliano, so che si andava ad allenare, e scoprì che lui si allenava in una palestra a Testaccio, e io tutte le sere prendevo la circolare dal centro da Corso Trieste e andavo a Testaccio ad allenarmi con la speranza di vedere Giuliano. Poi qualche volta Giuliano venne, si allenava, io stavo da una parte e lo guardavo da occhi da innamorato, perché veramente per me era un mito. E poi ho avuto l'occasione di conoscere Giuliano, è nata una bella amicizia, ci siamo allenate tante volte insieme, ci allenavamo la mattina presto, ci incontravamo alle 6 all'Acqua Cetosa per andare a correre, e quindi però lo spunto diciamo atletico me l'ha dato Giuliano. Giuliano poi, io cercavo di fare tutto quello che faceva Giuliano, so che aveva fatto il militare vigile del fuoco, e io pure ho fatto domanda, sono andato a fare il vigile del fuoco, tutto quello che faceva lui cercavo di fare io, e devo dire che atleticamente mi ha aiutato tanto. Però Giuliano non sapeva camminare a testa in giù. Giuliano non sapeva camminare a testa in giù. Beh, non lo so, perché lui era pure un bel ginnasta, quindi tanto è vero che, ritornando a Giuliano e sapendo l'amore che avevo io verso questo attore, questo amico, una volta stavamo facendo il film di Enzo Cipolla Colta, e noi dovevamo scendere dall'inizio del film, i tre cattivi, cioè un rallenti, camminavamo, poi battevamo tra l'elastico e pronto. E quindi c'era questa camminata rallenti dei tre cattivi, e ognuno doveva avere una camminata un po' particolare. Enzo mi disse: ma io come, che faccio? Dice: guarda, tu fai altro che fa quello che faceva Giuliano, cammini la camminata di Giuliano era questa. E quindi mi ha aiutato pure, tra Enzo e Giuliano mi hanno dato una bella mano, dai.
Però ecco, oltre Cipolla Colt, il tuo nome è legato comunque al poliziesco all'italiana, ma è legato poi a doppio filo alla famiglia Castellari, di cui in fondo sei anche tu un membro. Se ho contato bene, sono 17 i film che avete fatto insieme voi due. Solo? Pochi. 17, di cui la maggioranza sono ovviamente dei polizieschi, poliziotteschi, come li volete chiamare, ma sono film... Sono film d'azione, sono film belli da vedere, film con grandi invenzioni, pensiamo alla famosa scena del grande racket con Fabio Testi in macchina che precipita nel burrone, ma soprattutto io volevo chiedere un parere ad Andrea poi, tra questi 17 film, se vogliamo, c'è un tuo preferito poi tra tutti? Cioè riesci a estrarre dalla tua memoria, anche dal tuo gusto personale, senza scontentare nessuno naturalmente, c'è qualcuno che ti è rimasto più dentro, anche perché hai vissuto tu personalmente sulla tua pelle? Io mi ricordo il set della Polizia in Crimine, avevo 3-4 anni, pensate un po'. Poi da lì in poi Cittadino, ma quello che ho nel cuore vedendoli negli anni dopo, per me è la Polizia in Crimine. Poi Che Oma. Per me quelli li tengo proprio nel cuore, perché sono veramente fatti... Si vede l'amore profondo di un regista verso il cinema, specialmente Che Oma, dove lui ha pensato e di tutti i registi che ha amato, l'ha messi nel suo film. E io mi ricordo io essere lì a vedere mio padre sul set, è stato straordinario. Poi ci sono quegli scherzi, mi ricordo su Cipolla Colt, quando, perché c'era Franco, per me Franco Nero, per me Franco è uno zio, mi faceva gli scherzi con Rocco. Rocco Lerro è l'acrobata e coordinatore stunt e il doppio di Franco in Cipolla Colt e anche sul Cittadino. Ma sul Cipollaro, mi ricordo un giorno stavo lì, ciao Franco, baci, bacetti, così, abbracci. A un certo punto vedo, frazione di secondo, mi giro, lo stesso Franco all'altra parte del villaggio e mi faceva gli scherzi, era Rocco. È la controfigura e continua a farmi questi scherzetti e io andavo pazzo. Cioè, nelle storie, guarda, adesso poi farò un libro mio, no, cioè, delle esperienze uniche. Comunque, ritornando ai miei di papà, per me è la Polizia Che Ho. Okay. Sono i miei due in top. Abbiamo... Anche, se devo dire, anche L'Ultimo Squalo. Questo l'abbiamo presentato poco tempo fa. Ma... Visto che abbiamo parlato di poliziesco adesso in maniera sommaria, noi siamo qui a Roma, Roma per eccellenza è stata una delle capitali del poliziesco all'italiana, l'altro è Milano, però abbiamo citato Genova, che è una città molto importante. Il maestro ci ha girato un film di quelli tosti. Adoro Genova, cioè il film, mi ricordo che non mi ricordo la produzione, però comunque mi proposero questo film, lo lesse, mi piaceva molto, interessante, era scritto da Aldo Lado ed era ambientato a Trieste e quindi ovviamente con la produzione siamo andati per primi a fare il sopralluogo a Trieste, che sentivo che andava bene, però c'è un attimo di tristezza, non so perché. Comunque allora il produttore dice: beh, prova intanto a Genova, perché tu vuoi una città di porto, lo dico sì, allora proviamo a Genova. Vado a Genova e trovo Casa Mia, realmente straordinaria, è cinematografica al massimo, tant'è vero che la paragonavo a San Francisco come città e qualche anno dopo feci un film a San Francisco e Genova e c'era questo parallelismo straordinario. Non solo perché c'era il porto, proprio l'atmosfera. Quindi adoro Genova e adoro i genovesi, che non è vero che siamo stati di un bene, ma di un bene proprio. Quindi ci ho fatto il primo film, poi Il Cittadino dopo, dove si gira a Genova naturalmente. Poi La Via della Droga parte, ho girato a Genova, insomma adoro Genova. E lì è nato La Polizia in Crimine, La Legge del Sol, che è stato... realmente dopo quello di Steno, La Polizia Ringrazia, c'è stato questo boom del poliziesco, è nato con La Polizia in Crimine e da lì sono nati tutti gli altri. Ecco, una domanda secondo me importante, e questa la rivolgo a tutti e tre indistintamente, e voglio ascoltare il vostro parere perché mi interessa non solo
da un punto di vista personale, ma forse anche, possiamo dire, culturale. Questo fenomeno del poliziesco, che si è sviluppato comunque nell'arco di 5-6 anni, grosso modo, tra l'inizio dei 70 e la fine dei 70, perché poi Massimo ha partecipato forse anche a quello che è un po' il canto del cigno di un poliziesco ormai trasformato, che è qui sotto, cioè il vinile del Giorno del Cobra, che è un'altra produzione del maestro. Perché la gente negli anni 70 voleva vedere di continuo questi film? Qual era il clima che voi respiravate? Andrea, che era un po' più piccolino, ma soprattutto anche voi, cioè le tensioni. Nel libro c'è un aneddoto molto forte anche di una, diciamo, esperienza che hai vissuto sulla tua pelle. Una volta non eri tu lo stunt, eri uno dei rapinati. Sì, ebbi... Purtroppo ebbi, però era proprio quel periodo dove facevo questi film di Enzo, appunto di Malavita, di... E mi ricordo che io alternavo, io avevo un altro, diciamo, un altro lavoro, no, che non avevo mai abbandonato, perché avevo cominciato il cinema, sì, però cercavo di avere i piedi per terra, perché dico, vabbè, il cinema va bene, poi da un giorno all'altro finisce, quindi bisogna pur vivere e guadagnare, tirare avanti. E io facevo il rappresentante e mi trovai... Non si è capito. Quindi mi trovai un giorno a visitare un cliente. Facevi il rappresentante di gioielli, quello si era nascosto. E quindi mi trovai a visitare un cliente, e era l'ora d'apertura, dissi, vedevo che c'era un po' di una persona davanti all'entrata, dico, vabbè, adesso se vado adesso perdo tempo perché non mi danno retta, e poi decido, vabbè, entro mentre sto per toccare la porta per aprirla. La porta si apre quasi da sola e mi appare davanti una persona con ricordo solo i baffetti. Cioè, e io faccio una panoramica come faceva Enzo. Dal viso andavo verso i piedi e a un certo punto ho visto una pistola puntata che mi ha detto entra dentro. Lì sono entrato dentro, c'erano già... I proprietari legati, imbavagliati, eccetera, questi poi chiaramente hanno fatto quello che dovevano fare, mi avevano perquisito, mi presero, mi ricordo, il portafoglio, e prima di andare via mi dissero, cioè, tu sta zitto perché abbiamo tutti i tuoi dati, e se non andare. Quindi puoi immaginare, ho vissuto in prima persona questa cosa brutta. Paura? Sì, paura sì, chiaramente, però sono stato aiutato un po' dal cinema, perché mi sembrava quasi, dico, ma stiamo a girare un film di Enzo o siamo la verità? Non ho avuto neanche il tempo quasi di realizzare, e poi alla fine, vabbè, era verità. Quindi quando facevamo questi film ci ho messo qualcosa di mio. Ma i documenti li hanno trovati? Sì, poi i documenti li ritrovarono dopo un paio d'anni a Parigi, in un covo particolare, vabbè, insomma, fu un'esperienza, una brutta esperienza, che però tutto questo magari aiuta pure quando c'è qualche scena particolare. Però erano gli anni duri, erano gli anni di piombo, gli anni dei brigatisti, gli anni particolari. Proprio per questa paura, che avevamo tutti, quindi significa che girare un film con tutta la descrizione, bastava che prendessi il giornale la mattina, c'avevi il copione, le battute, i personaggi, tutto, era la vita giornaliera. Quindi saper dare al pubblico la possibilità di risolvere tutto quello per cui venivamo veramente ostacolati dalla paura continuamente, invece nei miei film il mio protagonista riusciva a risolverli, quindi i cattivacci gli facevamo erano loro che risolvevano tutti i problemi, i miei stuntmen. Su il grande racket c'è una sequenza dove viene malmenato, colpito mio padre,
Cioè, all'inizio lui si gira e cerca di prendere la pistola. Quella era la sua pistola, vera. Io mi ricordo da bambino lo abbracciavo per salutare la mattina, il pomeriggio, e ho sempre questa immagine di abbracciare e sentire la pistola. Quella è la mia crescita, sentire, abbracciare e sentire la pistola di mio padre. E poi all'età di verso gli 8 anni mi insegnò a sparare in campagna, perché c'erano i mini sequestri, quelli giornalieri che venivano sequestrati i bambini per pochi milioni, il padre, qualsiasi padre andava in banca, prendeva quei milioni e nella sera aveva il figlio. Erano sequestri che non venivano denunciati, e in quel momento mio padre ha detto, sai, mio figlio sta con mia sorella, stiamo frequentando una scuola americana, sulla Cassia, pieni di diplomatici, pieni di gente molto ricca, non si sa mai, mi insegnò a sparare proiettili che erano poi, allora erano con le palline, no? Così si feriva e non si uccideva, era chiesto, suggerito da un poliziotto vero. Cioè quella era poi immaginando anche il sequestro Aldo Moro visto da un bambino, io ero proprio lì, a Corso Francia, vivevo lì, sequestro Moro era a pochi chilometri, e c'era tutto il quartiere, era sotto sopra, l'uccisione di Re Cecconi, proprio sulla strada dove io vivevo, via Nitti, a pochi metri è successo quel fatto. Cioè io ho vissuto da bambino quel periodo che loro hanno vissuto e raccontato con il cinema. Poi c'è anche un'altra storia, tu, che la notte qualcuno ti ha chiesto di accendere la sigaretta. Il fermarsi un attimo di notte era pericolosissimo, quindi stavo girando che ho, ma abbiamo girato di notte e io passavo per attraversare per andare a casa Villa Borghese, mi sono fermato un attimo perché non c'era un po' di gente che stava discutendo, allora, mi fermo da una parte, allora questi qua invece si girano e arrivano tutti intorno, mi mettono intorno, allora e dico, sorridendo loro, che volete del fuoco? E prende la pistola e gli ha appunto così. E così, mentre invece un'altra volta, siccome la presunzione massima del regista giovane è quella di avere una bella macchina, no? Quella di chi non, e qual è la più bella? La Rolls Royce. Allora mi fece la Rolls Royce quel periodo. Quindi stavamo, mia moglie ed io siamo andati al cinema al Barberini e ho posteggiato su quella salitina accanto. Al ritorno dal cinema, due sbragati su Rolls, uno che giocava a statuetta, e allora dico, siete comodi? C'è arrivato, vedi, ma perché c'è sta macchina? Dico, tira fuori i soldi. Ah sì, su, subito. Boh, invece c'è una 6 pollici, poi qua sera, tirato fuori. E non è successo niente, cioè io devo dire, poi un'altra che mi rubava una macchina sotto casa, gli ho puntato dietro la nuca, cioè io ho dei fatti di essere armato e avere la pistola allora, che mi ha permesso il solo avere l'arma e farla vedere che non è successo nulla. Quindi, però già mi hanno detto, carica comunque le prime due pallottole a pallini, perché se te dovesse sfuggire, so a pallini, allora quindi c'hai pure la tranquillità che se ti partiva un colpo lo ferivi. Ma la cosa bella e carina e divertente è che a 7-8 anni io giocavo con la sua pistola, cioè andavo, papà scusami, con gli amici a casa, tutti già avevano le pistole finte di plastica, io invece lui, mio padre prendeva la pistola, scaricava tutto quanto e mi dava quella vera, cioè, ovviamente senza proiettili, senza niente, avevo anche per non aver paura che era la cosa nascosta, allora no, ti ho abituato, qui c'è la pistola, quando ci vuoi giocare me lo dici, io giochi con la pistola vera. Quindi sono cresciuti e poi una mira, cioè, soprattutto la sorella, cioè una mira incredibile, perché a Soriano, la casa che abbiamo di campagna, la prima cosa che feci per sparare, un bel muro per spararci contro, e quando si mettevano loro i ragazzini, ma Stefania con l'automatica, pum pum pum, tutti i centri. Poi sul giorno del Cobra
la famosa bellissima fabbrica di mattoni che non esiste più, luogo straordinario usato in moltissimi polizieschi. Cioè una mattina io sono venuto con papà, tutti quanti, poi c'era stata una piccola pausa, cambio inquadratura, esco, c'era una pistola, quella bella cromata di Franco. Ho detto, guarda, andiamo. Franco mi consegna la pistola, dai Franco, sentito papà che ti sta insegnando. Sì, sì, è vero, io tutto orgoglioso, prendo questa pistolona grossa, enorme, e punto verso un oggetto. Mi metto lì, miro, sparo e non sento il colpo in arrivo. Ma io l'ho colpito, ma loro tutti insieme, Massimo, gli altri acro, ma che sta di kid, ma non hai fatto niente, suonato, non hai preso nulla. Papà, ma io ho preso, ma no, stai, guarda che figuraccia. Il bello, io poi sono andato via piangendo, ma il colpo era a salve. Io ero convinto che, sparando, perché sparavo a casa da Soriano, che il colpo era vero, che aveva colpito, invece tutti a prendermi in giro. 8 anni, pensate che infanzia. Allora, vabbè, oltre alla carriera d'attore, una carriera da stuntman, però questo mondo degli stunt è un mondo di tanti amici. Ce ne sono due in sala qui con noi. Li vogliamo chiamare? Uno sta qui dietro di noi. Uno è andato via? No, facciamoli salire sul palco. Facciamo salire? Li vuoi annunciare tu? Sì. Ecco il protagonista del libro. Ottaviano Dell'Acqua e un altro stunt, Bruno Di Luia. E poi vorrei dire una cosa, vorrei salutare un amico veramente da tanto tempo, che a cui io mi sono un po' anche ispirato in tanti film d'azione, specialmente polizieschi, che non lo so se ci sono riuscito, ma non credo, perché è inarrivabile. È un mio amico, dottor Antonio Del Greco. In quest'ora è tra virgolette un poliziotto vero, che ha seguito tante indagini nell'arco di questi ultimi 30 anni, dal delitto Cesaroni a Johnny Lo Zingaro, per cui posso invitarti un secondo, Antonio? Antonio, devo dire che il mio amico Antonio c'è stato d'aiuto anche come consulente in tantissimi film polizieschi che abbiamo girato. E tra l'altro è stato molto, molto carino, nel senso che quando venne Thomas Miglia venne in Italia ultimamente, e poi dovette chiaramente ripartire per Miami, il dottor Del Greco gli fece una corsia preferenziale, praticamente lo fece entrare nell'entrata quella dei VIP, gli fece trovare la macchinetta della polizia, gli regalò il cappellino, tutta la scorta, e Thomas gli fu veramente grato e molto contento. Difatti c'è anche la foto, certo, nel libro. E quindi uno vero e alcuni finti. E poi ho qui altri due stelle del cinema. Uno è uno stellone chiamato The King, Ottaviano Dell'Acqua, fratello, uno dei più grandi, meravigliosi, eccezionali istanti del nostro cinema, e l'altro pure non è da meno, il dottor Bruno Di Luia. Insomma, siamo tutti una famiglia, e dico soprattutto grande ad Enzo, perché prima, i famosi anni 70-80, dove facevamo tanti film e tantissime, perché anche loro hanno lavorato con Enzo, io ho conosciuto Ottaviano che era un bambino, aveva 17-18 anni sul Cittadino si ribella. Ti ricordi che lui venne alla scena alla posta, lui faceva sto ragazzo con le stampelle, che poi veniva scaraventato a terra, eccetera. Lì conobbi Ottaviano. E è nata questa amicizia che ci portiamo ancora avanti. Abbiamo fatto tanti lavori insieme, siamo stati a girare nelle Filippine con Bruno Mattei per 4-5 anni, e quindi insomma c'è stato belle avventure. Però la cosa bella, adesso non per dire sempre le solite cose, ma è la verità,
tutto questo nasce sempre da lui, perché se non avessimo conosciuto lui ed Enzo non ci avesse chiamato, tutte queste belle amicizie non sarebbero nate. Quindi un grazie, maestro. Ma hai parlato delle elezioni del dottor Del Greco? Ah, questa è una bella cosa. No, lo dobbiamo dire, Antonio, qui siamo in famiglia, penso, no? Siamo tutti amici. Quindi di qualcosa te, perché il dottor Del Greco... Riguardo? Edoardo. Beh, intanto ci puoi raccontare qualcosa su come era lavorare in quegli anni lì, prima di tutto, e poi come era possibile trasporre tutto questo sul grande schermo. Beh, diciamo che l'attività poliziesca in quegli anni era particolarmente frenetica. Io dirigevo la sezione omicidi e mi ricordo che insomma accadevano due, talvolta anche tre omicidi al giorno, quindi eravamo particolarmente impegnati. C'era il fronte del terrorismo, c'era la criminalità organizzata, la banda della Magliana che iniziava il suo percorso storico, e quindi eravamo particolarmente impegnati. Poi, a distanza di anni, ovviamente, diciamo, come tutti i fenomeni, alcuni calano, altri sono fronteggiati in maniera adeguata, quindi furono prese le contromisure, e particolarmente la squadra mobile di Roma fu impegnata in questa lotta, senza una lotta praticamente con i coltelli in bocca con la banda della Magliana, quindi era un susseguirsi di azioni, rapine di loro, arresti, sparatorie, feriti da una parte e dall'altra, quindi era una vita abbastanza movimentata, quindi quando si usciva di casa la mattina ci si guardava intorno, perché poi c'era qualcuno che, come lui dice, ha trovato i documenti a Parigi, io lì trovammo anche i miei, diciamo, di documenti, però diversi, con l'indirizzo di casa, i movimenti, quindi tutto quello che era possibile per localizzarmi. Mi occupai anche del caso della rapina di Massimo, che era di un gruppo terrorista, e quindi, diciamo, nel tempo poi, quando la situazione scemò e quindi quando finalmente riuscimmo a sconfiggere questa criminalità e terrorismo dall'altra parte, dissimo che faccio, e quindi mi misi a fare il consulente per il cinema, quindi sono stato consulente per una trentina di serie televisive, ho fatto film, ho fatto tantissime attività connesse con la televisione e con il cinema, dal distretto di polizia, la squadra, io sono stato sempre il consulente, nella prima fase un po' oscuro perché non potevo farlo essendo un dipendente pubblico, nella seconda parte invece l'ho fatto proprio in maniera chiara. E quindi niente, quindi il mio legame con il cinema, insomma, a parte Massimo, Ottaviano, Bruno, insomma loro li conosco proprio sul set, loro li ho visti proprio combattere veramente sul set, e mi chiedevano se vabbè, si può fare questo, si può fare questo. Ma io volevo chiedere al gruppo degli stunt anche un loro parere su come era un po' lavorare e confrontarsi con fatti di cronaca del genere. Che devo? Non ho capito la domanda, puoi ripetere. Dico, mi ha distratto Ottaviano. Lavorare come stunt, sì. Ecco, dover replicare una serie di, chiamiamole mosse, una serie di azioni violente, cioè qual è la sensazione che voi provavate, oltre il divertimento, perché quello so che fa parte della professione? Beh, io penso che ognuno di noi abbia avuto un passato di atleta. Io modestamente o immodestamente ho giocato 20 anni in Serie A di rugby, ho fatto arti marziali, eccetera, 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 eccetera. Anche sulla strada così normalmente litigavo, perciò ero abituato sia a darle che a prenderle. Bruno menava davvero. Quindi... Grazie. Bruno menava davvero. Ve lo posso testimoniare. Grazie. Mi difendevo. Ecco, allora praticamente io con la mia postura
sono stato facilitato a fare questo mestiere, anche perché quando ero ragazzo vedevo in televisione questi stuntmen, per me era un sogno arrivare fino a loro, perché li ammiravo, vedevo questi qua, sono fantastici, come piacerebbe farlo a me questo mestiere. E ho iniziato praticamente a fare la comparsa su Cleopatra, che ci danno 3.000 lire al giorno all'epoca, alle 5 di mattina. E così piano piano, facendo la comparsa, ho conosciuto dei ragazzi che facevano l'istante, chi è il maestro d'armi, che significa essere maestro d'armi, eccetera, eccetera. Mi sono un pochettino acculturato su questo piano. E in un film, adesso non mi ricordo quale, perché ne ho fatti due o tre, non mi ricordo quale, è capitato che il regista dice: senti Bruno, sentiresti di fare quell'azione, questo e quest'altro? Io ho detto: ah, ringraziamo Dio, c'è il fisico, ma regge, avevo 16 anni, 17 anni, volavo io, va bene. E così ho cominciato a farmi conoscere e piano piano ho iniziato questa attività favolosa, la migliore per me, il miglior lavoro del mondo, non ci sono altri lavori per me, tutto qua. Passo la parola al mio collega, che abbiamo avuto uno spot pubblicitario che adesso lui ve ne parlerà. Allora, io rispetto a loro mangiavo, bevevo e non ho fatto niente. Sport, niente. Fisicità, zero. Allora, io e questo signore qui abbiamo fatto una pubblicità che si chiamava Fiat Ducato, tutta un'avventura sopra un treno. Abbiamo finito questa avventura e dopo siamo venuti a sapere che il nostro spot era stato portato negli Stati Uniti, dove era in concorso per vincere il primo o il secondo posto. Gli americani hanno mandato tutti gli attori, il regista, le cose. I tedeschi hanno mandato gli attori, il regista. L'Italia ha mandato solo la cassetta, basta, e ci hanno detto: guarda che siete stati premiati terzo posto per Fiat Ducato. E questo come premio Oscar per la pubblicità. Questa è la storia. Poi parlare del cinema col maestro qui è anche non facile. Qui abbiamo un calibro da 99. Io ho avuto l'onore di lavorare con il maestro. Io stavo in quel periodo, c'erano due fazioni. C'erano coloro che lavoravano con Bud Spencer e Terence Hill e quelli che lavoravano con Giuliano, Franco Nero, Thomas Miglia, eccetera. E io stavo con Bud Spencer e Terence Hill. Quindi non ci siamo incontrati tante volte. Però poi mi ha conosciuto il maestro. Lo stunt coordinator, che era Rocco Lerro, mi ha chiamato, abbiamo fatto Il cittadino si ribella e dopodiché è cominciata questa bella avventura che rimarrà sempre, sempre nel corazon. Grazie. Volevo, a 18-19 anni, ho deciso di fare delle esperienze come comparsa, andando ad altri set a vedere altri colleghi di mio padre come giravano, e un giorno venne chiamata da un capogruppo per partecipare. Stranamente poi l'esperienza in quei due anni di comparsa, fece sempre la comparsa come poliziotto, e c'è una scena del bambino e il poliziotto, e lei ha fatto il consulente. Mi ricordo, ecco qua, immagino quanti anni dopo, stavamo alla De Paulis dentro un appartamento di una festa, e c'era l'irruzione della polizia con l'arresto. Con dietro venivo io, entravamo tutti dentro, e dietro venne poi Carlo Verdone. Io mi sono piazzato, a un certo punto non sapevo l'ambiente, entrai con questo mitra M12 di plastica, mi guardai subito quella frazione di secondo dove erano posizionate le macchine da presa, e c'era uno slargo del salone al centro, e mi posiziono proprio bello Gagliardo col mitra al centro così. E si vede sulla fotobusta del film, c'è questa posizione, Carlo Verdone accanto a me.
Dopo sequenza taglio montaggio c'è un dettaglio di mi scelsero me di mettere le manette e il dottor Del Greco qui presente mi insegnò come mettere subito velocemente le manette. Questo era 1989, io ho questo ricordo affettuoso di, perché lo conoscevo di distanza, ed eccomi qui accanto con lei, grazie. Sì, quello del bambino e il poliziotto utilizzarono anche la mia macchina di servizio, e mi ricordo l'autista che portò la macchina sul set fu utilizzata per girare alcune scene, e la mattina dopo saliamo in macchina, sta macchina che faceva rumori da tutte le parti, dico ma scusa un attimo, ma che è successo qualcosa? No, tutto guardi, veramente non hanno fatto niente, no. Ma io sento sti rumori, qui mi sa che hanno preso qualche botta. No, guardi, niente, stia tranquillo, c'ero io. Quando vedo la prima del film, vedo l'inseguimento della macchina, della mia macchina, dentro la pineta che zompava su tutti i cosi, dico le mortacci, ma hanno sterrato la macchina. Ma hanno usato una vera macchina. La macchina mia, sì, era una Giulietta Marrone. Però diciamo pure una cosa, che a volte, e qui poi entriamo nell'argomento forse che hai un po' più a cuore, vista anche la vicinanza con Thomas Millian, però essere brigadiere Gargiulo poi ti ha portato anche dei vantaggi, perché quando ti hanno fermato, beh sì, la vera polizia, beh, io ho avuto la fortuna con Thomas di fare 10 film in pratica, 8 come brigadiere Gargiulo, e quindi poi nel tempo qualcuno mi riconosceva pure, no? Perché però quasi tutti erano quelli degli addetti ai lavori, i poliziotti, i carabinieri, guardie di finanza, perché loro credo che erano i primi ad andare a vedere quel genere di film. E accadde una volta mi ricordo da notte tardissimo, tornavo appunto dal lavoro, ci fu un posto di blocco della guardia di finanza, mi fermarono, documenti, apro il portabagagli, tutto a posto, perché insomma, a un certo punto uno dei tre dice ma tu non fai film a Thomas Miglia, e quindi tutta, dopo avermi probabilmente riconosciuto con i documenti, magari c'era da fare qualche altra prassi del solito quando ti fermano. Allora diceva va bene, vai. E un'altra volta mi ricordo, sto facendo il film Raz, quello di Claudio Ragazzo, e oltre che fare una piccola particina facevo anche da maestro d'armi, e dovevamo girare, cioè, pure te ci ha lavorato, e dovevamo girare parecchie scene di scazzottate, botte, bastoni, coltelli. E io quel giorno, cioè, mi ero rimasto in macchina il portabagagli, tutte queste pistole finte, meno male, coltelli, un paio di bastoni veri. E a Piazza Barberini di giorno mi ferma, c'era un posto di blocco, mi ferma, documenti, apro un po'. Questo, appena aperto il portabagagli, sono rimasti un attimo, perché dice ma tutta sta roba qua. Poi la fortuna ha voluto che c'era pure qualche foto di scena. E poi l'autista che si avvicinò mi disse ma tu fai film con Thomas Miglia, sei Gargiulo? Dice però non si portano queste cose. Dico sì, ci avete ragione, mi sono dimenticato. Ecco, va a casa, levati subito, questa volta vai. Eppure insomma mi ha salvato. Va. Grazie a Thomas. Però diciamo una cosa, che non c'è solo Thomas ma c'è anche Stelvio Massi. Selvio possiamo Massi. Ricordare anche lui, qui Danilo Massi. Selvio Massi, Danilo, credo che sia il figlio Danilo. Abbiamo fatto la banda del Trucido. Eccolo là. Eccolo alzati un attimo, fatti vedere, Danilo. Vabbè, siamo quanti uguali. Beh, con il papà di Danilo, Selvio, è stata una bella esperienza. Una bella esperienza. E bravissima, gagliardissima persona, preparata, era, non so, ma a quel periodo c'era una magia nel girare i film, quando stavi sul set con questi personaggi, con questi registi, era veramente, respirava un alone magico, e difatti con Danilo abbiamo lavorato sul film di papà,
la banda del Truce, facevamo due poliziotti anche lì, capito? Sì, dove sparavamo, menavamo, eccetera. Quello è stato proprio un mio sbaglio, però mi sono divertito molto. Perché vabbè, tu facevi anche da aiuto regista. No, facevo l'aiuto regista, sì, poi per sbaglio ho fatto questa cosa e mi ha divertito molto. Ma guarda, mi voglio allacciare alla cosa che hai detto. In quei set, in quegli anni, c'era una cosa che accomunava parecchi set. Era la passione. La passione. Che c'era per... Una generazione che il grande certo. Fa parte, insomma, anche mio padre è di quella generazione. Quindi c'era questa passione che muoveva veramente le montagne. Ed era un divertimento serio, ma un divertimento. E quindi per questo ci ricordiamo ancora la gioia. E come no, ma se noi qui credo abbiamo tutto questo pubblico, se queste bellissime persone ci stanno davanti, è perché amano veramente quel genere di cinema. Io tra l'altro, tanto siamo veramente una famiglia oggi, tutti amici, vorrei citare un altro grandissimo amico, Lorenzo Procacci Leone di Trani, che ha un bellissimo circolo a Trani, il circolo di Norisi, e dove lui dedica gran parte della sua, diciamo, forza nel rappresentare film. Lui ha questo circolo, ogni anno proietta film, invita registi, invita direttori della fotografia, parla di cinema, ma parla di cinema con cognizione di causa, perché è un grande intenditore. Se non trovate un film nell'arco della vita, proprio da quando è nato il cinema, non lo trovate, state tranquillo che a casa di Don Lorenzo lo trovate. Quindi un applauso a Lorenzo. Volevo dire una cosa, con Massimo abbiamo fatto due film, no? Poliziotto senza paura e La banda del Trucido. In Poliziotto senza paura è stata un po' sdoganata la sua figura, il suo ruolo, no? Perché faceva sempre negli altri il film, cioè il ruolo del poliziotto. Invece lì era molto vicino alla commedia, all'italiana, perché facevano parte lui e Maurizio, erano due cialtroni proprio. Maurizio Merli, Merli, sì, sì. due cialtroni proprio che cercavano di sbarcare il lunario, perché uno era un investigatore e lui era il suo aiuto. E c'erano delle scene molto divertenti, perché già era il periodo che il poliziotto e non solo i commissari avevano perso un po' di credibilità. Quindi il film poliziottesco, che mi perdoni, però purtroppo era così, lo chiamavano così, poliziesco, diciamo, siamo seri. E allora quindi si cercava di strizzare l'occhio e fargli un po' più di respirazione bocca a bocca per farlo durare, no? E quella era un'esperienza, perché era uscito appena Taxi Driver, e ci siamo inventati che lui si era fissato che faceva come De Niro, che c'aveva la pistola nascosta. Ma era una pistola finta e giocava davanti allo specchio, un matto sembrava praticamente, e quindi era molto divertente. Però il tema del film Poliziotto senza paura comunque era anche forte, insomma, sì, perché era... la tratta comunque della prostituzione minorile che c'era, sì, non era una cosa così, ecco. Poi abbiamo anche qui il dottore che no. Magari si è occupato di qualche caso, non con gli omicidi, però no, ma c'era certissimamente. E ha funzionato, perché poi oltretutto è stata anche ambientata all'estero, quindi c'era questa cosa a Vienna un po' internazionale, insomma ha funzionato. Però diciamo che lo spunto era di sdrammatizzare un po' il racconto. Perché il poliziesco andava verso l'estero? Sì, come no, infatti. Un po' in Italia. Sì, cercavano di sdoganare, certo. Allora, io volevo provocare un po' il maestro, perché abbiamo parlato in chiave ovviamente noi positiva il poliziesco, ma esiste anche poi una connotazione negativa, no? Abbiamo chiamato poliziottesco. Maestro, lei si ricorda la critica che scrisse Morando Morandini sul Giorno per il grande racket? Vuole che gliela leggo? Gliela leggo, due righe. È un film fascista, perché abbinando lo stereotipo del giustiziere solitario con quello del poliziotto reso impotente nell'esercizio del suo dovere dalle norme dello Stato di diritto, sostiene l'ideologia reazionaria secondo la quale la criminalità non si combatte applicando le leggi, ma contrapponendo violenza a violenza, cioè la regola del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Una critica non generosa, proprio tremenda.
Sì, Gargiulo, Gargiulo, nessuno ha fatto la rima. No, cioè, raccontare quest'ultima cosettina. Pronto, quest'ultima cosettina. Sempre ritornando al fatto del mio personaggio di Gargiulo, sul primo film che era Squadra Antiscippo della serie poi lunga di Thomas, Squadra Antiscippo, Antifurto, poi dopo Delitto al Ristorante, Cinese, Formula 1. Il primo attore ad interpretare Gargiulo non ero io su Squadra Antiscippo, ma credo era Raff Luca, un attore di cabaret, insomma, vabbè, un po' comico. E non so perché, il secondo film, che credo era Squadra Antitruffa, roba del genere, questo Raff Luca praticamente non c'era più, non doveva far più fare Gargiulo. Allora il produttore, che era Gagliano Iuso, disse a Thomas Miglia, dice: guarda, vabbè, dobbiamo rimpiazzare sto Gargiulo. Dice: io ho in mente una figura per far fare Gargiulo a un altro attore. Facciamo così, Thomas, te lo faccio conoscere, così mi dici se ti sta bene o meno. E Thomas disse, dico questo perché me lo disse poi a distanza di tanti anni Thomas, rispose a Gagliano Iuso, il produttore, dice: senti, non me lo far conoscere, tu me lo porti il primo giorno sul set e poi decido io. Io ebbi la fortuna di essere chiamato da Gagliano Iuso perché, Gagliano Iuso, il produttore, mi conosceva, perché in quel periodo stavo facendo il grande racket con Enzo, quindi vedi come... Era un ruolo cattivo. Quindi, se non ci fosse stato il film di Enzo, Il Grande Racket, dove io facevo il cattivo, non ci poteva essere neanche la possibilità che Gagliano Iuso mi conoscesse. E quindi, praticamente, il primo giorno di lavorazione, credo che era il secondo film, Squadra Antifurto, io andai sul set, ma io non la sapevo tutta questa tiritera. Andai sul set, cominciai la mia posa con Thomas. E poi dopo io ho fatto tutto il resto. Evidentemente, come si dice a Roma, sono stato a fagiolo e quindi poi ho avuto la fortuna di fare tutti i film di Thomas. Ma grazie al fatto che stavo facendo il film di Enzo, il grande racket. Allora, volevo coinvolgere il maestro Andrea, tutti in realtà, perché Massimo è riuscito a partecipare a un grande cinema e incontrare grandissimi attori, grandissimi protagonisti, nel caso del Grande Racket Fabio Testi, abbiamo nominato Franco Nero, abbiamo nominato Maurizio Merli, abbiamo nominato Thomas Milian. Sarebbe bello sentire da voi anche, diciamo, voi addetti ai lavori, voi stunt, ma anche appassionati della prima ora, ecco, in che modo poi questi attori, diciamo, impersonificavano davvero il ruolo del poliziotto, cioè erano davvero credibili. Merli sparava senza chiudere gli occhi. Fabio Testi atleticamente era impeccabile, ancora Franco Nero, cosa vogliamo dire? Lascio la parola a voi. L'ho seguiti tutti, non ho lavorato con tutti, con Maurizio a un certo punto dovevo fare un film e noi eravamo amici da ragazzini, perché a Piazza Grati, davanti al Parco Le Morenze, lui era uno dei ragazzini della banda nostra, così, quindi, e sin da ragazzini lo chiamavamo Erprota, sì, perché lui era il protagonista, era il sogno suo. E mio fratello, che era un attore noto allora, Maurizio gli andava dietro, gli portava la valigia, gli ricomprava il gelato, gli faceva tutto per poterlo portare sul set, così. Poi papà gli fece fare una particina in un film con Franchi Ingrassia, e poi quando fece Roma Violenta esploso Maurizio, perché hanno
preso lo stesso truccatore di Franco Nero, la stessa costumista, lo stesso doppiatore, tutto quanto per fare la coppia di Franco, perché quando offrì, il produttore offrì da fare Roma Violenta a Franco e me, che avevamo appena fatto La Polizia in Crimina, che ebbe un successo stratosferico, quindi abbiamo chiesto 75 lire in più, dico, no, insomma, per poco non abbiamo fatto, però contemporaneamente Cecchi Gori ha offerto alla coppia, Franco e me, di fare Il cittadino si ribella, e quindi è lì è nato, che è nato Roma Violenta, che l'ha fatto con, imitando Franco Nero. Ma Roma Violenta di Nonno oggi ha Marino Girolami, ha il record degli incassi, 2 miliardi e 6, allora è 75, beh, 2 miliardi e 6 è una cifra, di tutti, il numero uno del poliziesco. Il secondo è Napoli Violenta di Umberto Lenzi. Quindi anche voi, insomma, c'eravate. Però voi c'eravate anche in un cinema successivo, se vogliamo, perché è giusto citare quel passaggio super, cioè, poi arrivano gli anni 80, arriva John Carpenter con 1997 Fuga da New York, arriva ovviamente Interceptor e ovviamente George Miller, e nascono i post-atomici, post-apocalittici. Anche tu ne hai fatto qualcuno, il maestro ne ha fatto un trittico, ovviamente tu sei presente in tutti e tre. Sì, sì, sui Nuovi Barbari, dove praticamente Enzo aveva anche disegnato i costumi, per cui io ero vestito tutto di bianco, tipo corazza, con una cresta da gallo cetrone, con una coda, e tutti i personaggi erano caratterizzati. C'era George Hilton, c'era Giancarlo Prete, insomma Ennio Girolami, il fratello di Enzo, ed è stata una, però post-atomo, che uno si immagina tutto girato a New York, invece dove era sulla Tiburtina, sì, una cosa del genere, con tutte, poi tutte macchine post-atomiche, no? Tutte fatte strane, e lì si sbizzarì il nostro maestro d'armi Petrazzi, Riccardo Petrazzi, che con tutti questi chassis di vecchie macchine fece queste macchinette post-atomiche con mitra, con le cose, fu una bella cosa. Parlando con il maestro Castellari in una precedente occasione, ricordammo anche con un certo entusiasmo questo cinema un po', ecco, diverso dal solito, artigianale, ma di successo, e soprattutto dopo L'ultimo squalo e dopo anche un po' la querela giudiziaria che c'era stato, un cinema di riscatto, un cinema anche, se vogliamo, con una propulsione, un respiro diverso. E lo stesso cinema, se vogliamo, con le dovute proporzioni, è stato quello a cui ha partecipato Massimo in altre due occasioni. Una l'hai nominata prima, che è Raz, Notti di Terrore. L'altra, e c'è qualcuno qui che è stato nelle Filippine, ovviamente Zombie 3. Il film che abbiamo fatto con Fulci, Zombie. Il film è Zombie, Raz e Zombie. E Zombie, praticamente io e Ottaviano eravamo i protagonisti, eravamo maestri d'armi, eravamo attori e eravamo stunt, ma facevamo di tutto. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di vivere questa avventura intorno agli anni 80, sì, 87, 88, e siamo stati con una piccola troupe, eravamo 10-12 persone, partivamo da Roma, regista, fotografia, pronto. E insomma, pochissime persone, e lì abbiamo fatto una serie di film, diciamo, copiando, a parte quello Razza, a parte Zombie di Lucio Fulci, ma poi abbiamo fatto una serie di film copiando i film americani tipo Rambo, tipo Robocop, tipo Robo, eccetera. E quindi è stata lì una bellissima avventura che abbiamo vissuto sia io che Ottaviano, perché la parte acrobatica, attori, maestri d'armi eravamo noi, cioè io e Ottaviano, e quindi pure lì abbiamo passato un paio d'anni
molto faticosi ma molto belli per quel genere di film. Diciamo una cosa, che il libro poi fa anche un salto dimensionale verso non un cinema diverso ma la televisione. Abbiamo ancora tanti aneddoti di cui non parliamo, però è bene comunque citare la carriera di Massimo in quelle che sono state due serie televisive, possiamo dire record per certi versi. Sì, sì. Incantesimo, e ovviamente Elisa di Rivombrosa. Elisa di Rivombrosa. Vale a dire una serie che è durata un decennio e un'altra serie che è stata premiata col Telegatto. Entrambe due serie legate anche a due cari amici del maestro, e penso di tutti voi, anche nostri, che sono Guido e Maurizio De Angelis, nelle vesti di produttori. Sì, sì, beh, Guido e Maurizio hanno prodotto, a parte che grandiosi musicisti che hanno fatto la storia della musica e del cinema italiano, ricorda a tutti chi non ricordano la famosa canzone di e quindi hai visto come canto bene John Bachi, e poi sono diventati produttori e hanno prodotto Incantesimo e tante altre serie e poi sì, ho avuto la fortuna anche, sempre prodotte da loro, Elisa di Rivombrosa, che ha avuto un successo enorme. Mi ricordo che l'ultima puntata io ero a Sofia a fare sempre un film di Guido e Maurizio De Angelis, che era Pompei, ieri, oggi e domani, e la sera lì in albergo organizzammo una cena, c'era anche Guido e Maurizio, dice ragazzi stasera offro io la cena, vediamoci l'ultima puntata di Elisa di Rivombrosa, e quindi noi stavamo tutti là, io ci avevo lavorato quindi mi faceva piacere vedere i duelli, le cose eccetera, che anche lì Ottaviano mi ha dato una bella mano sui duelli, e quindi abbiamo visto. Il giorno dopo Guido telefonò a Roma e fece non so quanti, 16 milioni di spettatori, una cosa incredibile, l'audience, e quindi fu veramente un bel successo, è un bellissimo lavoro, poi diretto dalla grande regista Cinzia TH Torrini. Diciamo che nell'ultimo anno hai fatto anche un altro lavoro, hai fatto Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti. Sì, ora, anche lì sono stato contento di partecipare a questo film dove purtroppo è stato l'ultimo film di Gigi Proietti, che io tra l'altro fisicamente non conoscevo, anche lì mi chiama Ottaviano, era il maestro d'armi del film, c'erano alcune scene d'azione, e quindi Ottaviano mi chiama, mi fa conoscere il regista, e insieme ad altri due o tre ragazzi, sempre stante di Ottaviano, ho ricoperto questo piccolo ruolo insieme a questi ragazzi, e lì ho avuto modo di conoscere, di stare un attimo a contatto con Gigi Proietti, e che dire, no? Descrivere Proietti è incredibile, una persona eccezionale, un carisma che ce ne sono pochi, quindi lo ricordo con molto affetto. Mi dispiace solo che ho preso parte ad un film che purtroppo è stato l'ultimo per Gigi. Un grande abbraccio. Tra l'altro, ecco, mi dice Ottaviano che esce a dicembre. Il film si chiama Il mio nome è Babbo Natale, esce a dicembre. È stata una bella storia con Gigi, bella. Allora, prima di concludere, lascio due finestre aperte. La prima con una domanda al maestro Castellari, perché nel libro, nella libro intervista, Massimo racconta anche di un progetto mancato, che è legato in qualche modo anche a Guido e Maurizio De Angelis, nelle vesti di produttori naturalmente. Chissà, avrebbero fatto pure le musiche, magari. Vale a dire un film con regia di Enzo Castellari e starring Thomas Millian con Massimo Vanni, dopo un incontro a Miami. Ci volete raccontare questa cosa? Beh, allora faccio un piccolo cappello, insomma. Thomas perde, ultimamente l'ultima volta che venne a Roma, da Miami, prese il
Marco Aurelio d'Oro, insomma, vabbè, fu premiato qui a Roma e poi chiaramente doveva ritornare a Miami. Va all'aeroporto dove il dottor Del Greco lo accoglie, come avevamo detto prima, in grande stile, però a un certo punto, nel momento che doveva partire, praticamente aveva il passaporto scaduto, quindi poteva, i funzionari, il dottor Del Greco dice: guardi, noi possiamo anche far partire qua, ma poi dopo a Miami la fermano, la mandano indietro. E quindi Thomas fu costretto a rimanere un giorno in più a Roma, e vicino all'aeroporto di Fiumicino c'è l'albergo Lilton, no? C'è Lilton. E quindi fu accompagnato in albergo. Fatalità, non mi ricordo se la sera stessa o la mattina, mi telefona Enzo e mi dice: guarda, so che c'è Thomas, ci avrei piacere di parlargli. Dico: guarda Enzo, sei fortunato, perché Enzo già doveva stare a Miami. Invece fatalità, era rimasto lì. Dico: guarda, va, ti passo a prendere che domani e ti porto da Thomas. Telefono chiaramente a Thomas e dico: guarda, c'è Enzo, perché si conoscevano, però credo che un grande dialogo insieme forse non ce l'avevate mai avuto. E quindi la mattina passo a prendere Enzo per portarlo lì da Thomas, e dentro di me dicevo: speriamo, conoscendo un po' il carattere di Enzo e conoscendo il carattere di Thomas, diciamo Enzo un particolare fumantino, no? Thomas è pure un altro sempre sospettoso, eccetera. Dico: vedete che questi magari non si piacciono, no? E lascio la parola ad Enzo Castellari. No, la proposta era Ermonnezza is back, e là gli spieghiamo la storia, che poi aveva avuto l'idea Massimo di questo. Io l'ho scritta e l'ho proposta, è piaciuta subito a tutti, solo che ci voleva Thomas. Il caso è voluto che fosse a Roma in quel periodo, io gliela propongo subito e lui dice: Ermonnezza is back. Ah, mi piace tanto, però cazzo che bella idea. Quindi sarebbe perché tu cominci dove ti vedi te di allora, faremo quelle controfigure tutto quanto, e poi invece ti mettono dentro un deposito di vecchi e tu da lì poi fuggirai, darai fastidio a tu. Insomma, il racconto insomma, mi capi la storia, cioè, cazzo mi piace proprio, guarda, io non voglio fare nient'altro, però se famo sto film tu sarai il regista. E non l'avevamo fatto. Beh, diciamo una cosa, che sarebbe stato bello avere un film del genere, anche un po' per i personaggi, per provare a ricongiungere quello che era un cast mitico, anche un cast organizzato con criterio, se vogliamo, grazie a Bruno Corbucci, vale a dire un commissario del nord, un personaggio centrale, triviale, gergale, romanesco, e soprattutto doppiato da un altro grande. Ferruccio Amendola, dove veramente ha bisogno di un applauso, grande Ferruccio. Ma soprattutto un personaggio del sud, doppiato in napoletano, sì, sì, se vogliamo, e abbiamo però la vera spalla, se voi poi a Bombolo. Bombolo. Bombolo è stato veramente importante per quel genere di film. Credo all'inizio non aveva tanto peso, poi è bastato che Bombolo entrasse in alcune scene nei film con Thomas e lì praticamente partì la magia. Thomas si volevano bene, si capivano con gli sguardi, era un po' Totò e Peppino, ecco, non avevano bisogno, avevano lo straccio di copione, avevano un'idea di quello che dire, ma poi bastava una piccola cosa, una piccola intuizione, cambiavano tutto e facevano più ridere di quanto non ci fosse scritto sul copione. Qui tra noi c'è sua nipote, la nipote di Franco Lechner. Dov'è? Ecco. Beh.
bellissima ragazza che ha preso parte al progetto insieme a Mirko con sì, dei due fantastici ragazzi, amici nostri. Però Bombolo non l'hai conosciuto purtroppo? No. È stato veramente un mito nonno, veramente una persona dolcissima, una persona sempre pronta alla battuta, sempre pronta a darti una mano. E con lui il set era veramente una bella magia, ecco. Per noi bambini era straordinario. Quel periodo Bombolo per noi era il nonno, lo zio, il fratello, era una persona, quando andavi al cinema a vederlo era straordinario, perché siamo cresciuti con lui. E ancora oggi, cinquantenni, amiamo solo e solamente lui, Bombolo. Allora, io penso che siamo alle battute finali. Vi consiglio questo libro perché è veramente scritto col cuore, è scritto con l'intensità, è scritto con la passione di chi comunque questo cinema l'ha vissuto da spettatore, da appassionato, da familiare, da congiunto, si dice, e soprattutto ci sono i ricordi di Massimo Vanni in maniera quasi cronologica. Io qui mi ero preparato veramente tante domande, perché non abbiamo citato per esempio il progetto del Vajont, Piazza delle Cinque Lune, per esempio, che sono altri due progetti importantissimi, ma abbiamo dimenticato colpevolmente tantissimi altri polizieschi che sono comunque nel nostro cuore e sono allo stesso modo importanti nel fotografare quell'Italia che ha vissuto anche il dottore qui seduto accanto a me. In prima linea. In prima linea e in prima persona. Come ti chiami, scusa? Marco. Marco, se tu racconti tutta la storia, il libro non compra nessuno. Lasciamo qualcosa che almeno... Non so se l'hai citato nel libro, tu hai interpretato una volta anche me in un film, un corto, Johnny lo Zingaro, c'era pure Ottaviano che faceva il ruolo del cattivo, di Emanuele del Greco, sì, mio figlio. Abbiamo fatto praticamente la storia vera di l'arresto e tutte le malefatte di Johnny lo Zingaro, praticamente un assassino incredibile, una persona veramente cattiva, malvagia. E in quell'occasione, con la regia di Emanuele del Greco, io ho interpretato il nostro qui amico dottor del Greco. Allora Antonio, che facevi? Come faccio io a fare? E quindi pure lì mi ha dato una bella mano. È stato un documento, un film documento, tutto basato veramente sulla verità. Bello. Allora, questo è il libro, Mi chiamavano Gargiulo, Massimo Vanni, attore stuntman, a cura di Andrea Girolami. Possiamo dire che sono circa 200 pagine, penso che abbiamo parlato di forse il 5% di quello che c'è qui dentro. Consigliato da acquistare al banco di Blockbuster che è nella stanza accanto. E io direi di passare ai saluti. Ringrazio veramente di cuore questo palco, un palco veramente oggi maxi, con Bruno Di Luia, Ottaviano Dell'Acqua, Danilo Massi, il maestro Enzo Castellari, Andrea Castellari, il dottore e ovviamente Massimo Vanni. Grazie.